Ciao a tutti, cari amici di Meraviglie d'Interi, dintorni e lettori di Riviera 24. Siamo tornati nel Museo Archeologico di Viano Marina e questa volta siamo nella seconda sala del museo. E se nella scorsa puntata abbiamo parlato della parte preistorica di quella che è la storia del Golfo di Anese, oggi invece vi parliamo con i reperti che vedete alle nostre spalle dell'epoca del bronzo, dell'età del bronzo. Ecco, dottoressa Gandolfi, come prima domanda io le chiederei intanto di che anni stiamo parlando quando parliamo di età del bronzo e soprattutto che cosa è stato trovato qui nel Golfo? L'età del bronzo coincide insomma più o meno con 2000 anni fa, diciamo, quando nel 22 secolo avanti Cristo l'uomo incomincia a utilizzare, a scoprire praticamente i metalli e quindi a utilizzarlo per costruire i propri strumenti. Questa è una scoperta estremamente importante che rivoluziona proprio praticamente gli insediamenti e anche gli spostamenti degli uomini preistorici. Quello che è interessante è che qui nel territorio del Golfo di Anese proprio le scoperte, i ritrovamenti, i reperti di cui abbiamo esposto in questa sala, quelli più significativi in realtà sono molto più numerosi, ci permettono di affermare che esiste già, almeno nelle fasi del bronzo medio, quindi verso il XIII secolo avanti Cristo, grosso modo, avanti Cristo, praticamente un insediamento e questi ritrovamenti si sono effettuati sia nel territorio di Viano Marina che nel vicino centro di San Bartolomeo al Mare. Quelli di Viano Marina sono stati realizzati, effettuati durante la costruzione dell'attuale palazzo comunale, il centro di Viano, in piazza sotto. Martire, sotto, e questo ha permesso proprio di utilizzare anche questa sala per raccontare una Viana com'era. Qua vedete anche la localizzazione dello scavo con la foto del vecchio palazzo comunale, mentre a San Bartolomeo al Mare i resti, questi bellissimi reperti, sono stati trovati negli scavi di quello che sarà poi, verrà illustrato nelle sale successive, la grande mansio, cioè la stazione di sosta lungo la via Iulia Augusta, che trova proprio a San Bartolomeo una delle testimonianze più significative. Negli strati sottostante la mansio sono stati trovati questi materiali. I romani, scavando sotto i loro edifici, avrebbero potuto trovare esattamente, dei reperti, esattamente, che sono circa 3300 anni fa. Sì, ma quello che è importante sono praticamente il fatto che, perché diciamo sono stanziali, perché per esempio da Viano Marina proviene un'urna cineraria con coperchio, quindi ne vediamo la ricostruzione anche in questo, e che praticamente significa il fatto che evidentemente c'erano, diciamo, le necropoli indicano sempre la presenza di un insediamento vicino, ma sia nei ritrovamenti di Viano che di San Bartolomeo al Mare sono stati recuperati tipici reperti di comunità stanziali, questi grandi doglia creati ad impasto con un'argilla impastata a mano e decorata, lo vedete, con questi cordoni additate che sono proprio doglia per contenere granaglie, per contenere riserve di cibo, accanto a due per esempio elementi tipicamente femminili che sono una fusaruola, questi oggetti, qua ne vediamo una ricostruzione, usati per filare la canepa, lo vedremo poi con delle esemplificazioni anche nella sala della romanità, e un punteruolo per in bronzo, siamo nell'età del bronzo, un piccolo bottone che documentano la presenza femminile, quindi con un tipico elemento femminile che sono le fusaruole. Molto spesso per distinguere attraverso i corredi funebri, diciamo, sepolture maschili e femminili, nelle sepolture maschili abbiamo le armi, in quelle femminili per esempio le fusaruole, oggetti legati proprio anche all'attività domestica. E proprio parlando di armi, dal territorio dianese, ma questa volta dal Pizzo d'Evigno, da Viano Arentino, sono stata recuperata questa bellissima ascia in bronzo.
appunto in bronzo, che ci documenta molto quella di Ozzy. Quello di Ozzy, infatti, per far vedere, il museo si propone non solo di esporre reperti, ma di farli vedere come funzionavano. E proprio abbiamo utilizzato quello che è un'ascia iconica, che è quella di Ozzy. Per chi non lo sapesse, Ozzy è una mummia che è stata ritrovata in un ghiacciaio, che è praticamente di un uomo che è vissuto più o meno in che epoca? In questo periodo, nello stesso periodo dell'età del bronzo. Intorno a 3.000 anni fa, sì. E che è stato trovato in condizioni di conservazione incredibili, perché era stato mummificato dal ghiaccio e aveva proprio un'ascia che era quasi identica, infatti, per esemplificare, perché uno vede il reperto, ma noi vogliamo anche far capire come funzionava questo reperto, e abbiamo scelto proprio la ricostruzione della mummia di Ozzy, proprio che vedete era un'immanicatura in legno in cui l'ascia in bronzo veniva fissata attraverso appunto sia un incastro, non a caso è fatta ad alette per incastrarsi nel legno, sia attraverso dei lacci in pelle. Quindi proprio la scelta del museo è quella di far vedere come funzionavano i reperti che noi esponiamo, e qui abbiamo proprio Ozzy alle nostre spalle che ci sorveglia, ma abbiamo anche due evocazioni dell'uso, non abbiamo fonti scritte, le popolazioni non usavano ancora la scrittura, ma abbiamo, diciamo, dei reperti che ci parlano, sì, del periodo. Sì, anche perché la scrittura intorno al 3000 avanti Cristo è stata inventata, ma in Mesopotamia. Esatto, i periodi non ancora, i Liguri non hanno, lo vedremo anche per l'età del ferro, non abbiamo testimonianze scritte dei Liguri, ma abbiamo praticamente le incisioni rupestri del Montebego, delle Alpi Marittime, che proprio fra i vari segni incisi ci documentano un popolo anche, come dire, non solo pastore, ma anche guerriero, con i pugnali, con le asce, quindi diciamo ci documentano questo utilizzo di questi strumenti offensivi, diciamo, ma anche con un altro, come dire, reperto tipico della Liguria, che sono le statue stele della Lunigiana. Il museo si propone non come una monade da sola che racconta la nostra storia fra Capoberta e Capocervo, ma vuole essere anche stimolo per chi ci visita di conoscere un territorio più ampio. Noi facciamo parte di un'antica terra dove abbiamo testimonianze della storia che stiamo raccontando qua. La statua stela della Lunigiana, una delle più antiche, che appunto risale all'età del bronzo, sono poi visitabili nel museo di Pontremoli, e diciamo appunto qua abbiamo un personaggio guerriero che ha un pugnale. La stessa cosa appunto invitiamo a visitare la Val delle Meraviglie. Ecco, a proposito di questo, una cosa molto molto interessante che mi ha raccontato la dottoressa prima di iniziare le riprese è che questo museo, tra le varie cose che ha al suo interno, ha anche tutta una serie di elementi che sono stati studiati appositamente per le persone non vedenti. E un esempio di questo sono questi vasi che si trovano qui. A che cosa servono? Sì, questo è appunto uno dei progetti del museo, ma come il nostro e di altri musei, che è quella dell'inclusività, cioè far praticamente visitare il nostro museo, in questo caso per esempio agli ipovedenti, ai non vedenti. Sono dei reperti tattili che uno appunto può toccare, in questo caso occorre, è obbligatorio toccare il reperto tattile, e che praticamente riproducono in scala uno a uno i reperti che sono stati, che noi esponiamo, che vengono da questo territorio. Quindi una persona non vedente può sentire qualcuno che gli racconta, esatto, ma può toccare, anzi deve, nel momento che ci saranno i nostri operatori, le nostre guide che raccontano per esempio la scoperta di questa urna cineraria con la ciotola coperchio che proviene appunto dagli scavi di Diano Marina, il non vedente, l'ipovedente deve, potrà seguire la spiegazione proprio toccando questa riproduzione tattile, che non solo è esattamente in scala 1, che ne riproduce la forma, ma che, per esempio in questo caso, ne riproduce addirittura la decorazione incisa, in modo tale che, diciamo, sarà accessibile anche di chi non ha la possibilità di osservare direttamente il reperto. Ecco, e questa era un'urna cineraria il cui
coperchio era questo pezzo qua. Esatto, la ciotola coperchio. E sì. Cosa veniva interrata? Vengono interrate in piccoli pozzetti, molto spesso appunto rivestite da pietre, come in questo caso, e coperte con lastre. Uno fra gli esempi in Liguria più eclatante è la necropoli di Chiavari, la famosa necropoli di Chiavari, che è appunto tutta una grande area sepolcrale con appunto tutte le urne cinerarie con i loro coperchi. È una documentazione, in questo caso solamente abbiamo un reperto, che però uniti agli altri ci hanno permesso di affermare appunto questa presenza stanziale dell'uomo qua fin da questo periodo. Tutte le sale, come potete vedere, sono state pensate, questo museo è stato pensato, come si diceva nel primo nostro incontro, ricostruiamo una storia che non c'è più, non è stata conservata sul territorio, ma è anche un museo che il visitatore deve potersi un po' autogestire. Noi facciamo visite guidate, ma abbiamo anche creato un percorso, come dire, che il visitatore si gestisce da solo. Il visitatore più frettoloso può seguire la storia raccontata del museo leggendo anche semplicemente i titoli. Qua l'età del bronzo, dove ci sono stati i ritrovamenti, gli strumenti, gli elementi della vita quotidiana, il dopo la vita, l'urna cineraria di Diano e l'oggetto simbolo dell'età del bronzo con lo strumento l'ascia in bronzo. Il, diciamo, visitatore un pochino più attento, appassionato, potrà praticamente anche approfondire la sua conoscenza attraverso praticamente questi testi un pochino più diffusi, più ampi, che gli possono introdurre meglio, ma potrà anche servirsi dei disegni. Vedete, i disegni ingranditi, l'ascia, come posso dire, ricostruita, l'evocazione di appunto le statue stele, cioè tutto un apparato iconografico che cerca di far immergere il visitatore nella storia che stiamo raccontando, ma che anche può capire la scientificità della ricerca archeologica in questo territorio. È una cosa interessantissima, perché ci sono tutti gli strati, così che uno si può fare un'idea precisa di quali sono le stratificazioni e dove sono stati trovati. Esattamente, lo vedrete spesso qua e là nel museo, la documentazione di scavo. Non è stato un reperto trovato, non è, come si sente dire, un tesoro scoperto, è stata fatta uno scavo stratigrafico, in questo caso proprio in occasione di questa tomba rinvenuta in via Roma a Diano Marina, dove si documenta dal piano di calpestio fino a 3 metri di profondità e poi a 3,60 metri tutto il terreno, tutti gli strati che si sono sovrapposti nelle varie epoche a quello che era questo primo insediamento. Gli archeologi non recuperano tesori, scafano stratigraficamente il terreno, documentando tutte le epoche, quindi raccontando una storia completa, non solo una storia per periodi storici, per fasi che ci possono interessare. Bene amici, detto questo, abbiamo scoperto che sotto gli asfalti di Diano Marina di San Bartolomeo c'è pieno di probabilmente di resti dell'epoca del bronzo. Noi ci salutiamo, vi ringrazio per la vostra attenzione, ringrazio sempre la dottoressa Gandolfi che ci accompagna, e noi ci vediamo nella prossima sala con ovviamente l'età del ferro.